Ciao a tutti, mi chiamo Federico, mi occupo di compositing, anche se in realtà al momento mi sto occupando più di motion design, ma vabbè, piacerebbe passare full time al compositing. Ma a parte questo, oggi andremo a parlare brevemente del concetto di premoltiplicazione e unpremoltiplicazione, o l'inverso della premoltiplicazione. Per quale motivo io sto facendo questo video? È semplicemente perché magari per alcuni questo concetto è un po' complicato o non così immediato da capire, allora ho voluto giusto dedicarci due parole. Allora, premoltiplicazione e non premoltiplicazione sono concetti che riguardano in senso universale le immagini digitali, quindi in realtà anche se noi stiamo osservando questa roba in Nuke, che è il software che vedete qui, sono concetti che si applicano poi in qualunque altro software, anche se i vari software hanno poi le loro idiosincrasie, le loro, insomma, modi specifici di chiamare determinati concetti. Quindi in After, che ne so, se voi guardate l'unpremoltiplicazione lo troverete come straight in inglese. Quindi magari i nomi cambiano, però i concetti sono quelli. Allora, di che stiamo parlando? Brevemente. Stiamo parlando della relazione che c'è tra i pixel di un'immagine, pixel costituiti dai tre canali colore per sintesi additiva, e le informazioni sulla trasparenza di questi, degli stessi pixel. Per chiarezza, noi cosa intendiamo per trasparente e cosa intendiamo per opaco? Perché anche qui c'è un po' di confusione. Ad esempio, in After l'opacità controlla la trasparenza, ma tecnicamente non sono la stessa cosa. Per opacità, cioè opaco, si intende un oggetto che è impenetrabile dalla luce, sostanzialmente. Quindi, se io osservo questo oggetto, non riesco a vedere nulla al di là di questo oggetto. Questo è un oggetto opaco. Mentre invece un oggetto è trasparente quando mi consente di vedere attraverso. Quando io osservo quell'oggetto e vedo quello che ci sta dietro. Ok? Questo è il concetto di trasparente. Ad esempio, in After Effects l'opacità appunto regola di fatto la trasparenza, ma bisognerebbe distinguere le cose. Quindi il concetto di premoltiplicazione e non premoltiplicazione riguarda semplicemente la relazione che c'è tra i valori dei pixel della mia immagine e il loro grado di trasparenza o opacità. In tutte le immagini, cioè nelle immagini digitali, la trasparenza e o opacità è un insieme di dati o di informazioni contenute in un canale apposito, che è il canale alfa. Il canale alfa non è altro che il posto dove vanno a essere stoccate tutte le informazioni che riguardano la trasparenza o l'opacità e tutto ciò che ci sta in mezzo, perché chiaramente tutti i gradi di trasparenza o semitrasparenza di un'immagine. Perché questo? Perché quando noi vogliamo comporre un'immagine su di un'altra, dobbiamo poter dire: guarda che tu qui sei completamente opaco o solido, qui sei completamente trasparente, quindi se io ti metto sopra qualcos'altro, cioè se io ti compongo su uno sfondo, se ti sovrappongo, diciamo, a uno sfondo, io voglio che qui vedo l'immagine che sta sopra e qui vedo l'immagine che sta sotto. Chiaro? Facciamo un esempio molto semplice. Questo è proprio la base del compositing, cioè un nodo. Adesso non stiamo parlando di come si compositano le immagini, però il concetto è che se io adesso osservo il risultato, questo è il mio sfondo, questo è quello che ci sta sopra, e come dicevamo appunto prima, io dove c'è il cerchio vedo il cerchio, e dove non c'è vedo lo sfondo. Ma questo tipo di concetto come viene rappresentato digitalmente nell'immagine? È rappresentato appunto sotto forma di canale alfa, che noi andiamo a vedere in questo momento. Dove il canale alfa è bianco, l'immagine sarà completamente opaca. Dove il canale alfa è nero, l'immagine sarà trasparente, tant'è che io vedo attraverso l'immagine e osservo lo sfondo. Ok? Lo sfondo è quello grigio, in parole povere. Ok, questo di fatto è il primo concetto che ci tenevo a spiegare. Quindi l'alfa non è altro che tutta quella serie di informazioni pixel per pixel, perché io posso poi scorrere e andare a guardare questo pixel e dico: beh, questo pixel non è uguale a questo pixel, avrà un grado di trasparenza diverso, perché in effetti il suo valore di alfa è diverso. L'alfa
lo vedete scritto in questo numerino. Piccola parentesi, le informazioni contenute all'interno del canale alfa sono rappresentate in un range normalizzato. Paroloni per dire che cosa? Per dire che i valori dell'alfa oscillano tra 0 e 1, e chiaramente tutti i valori intermedi, stiamo parlando di numeri decimali, con parecchie cifre dopo la virgola, perché Nuke in questo caso è un software a 32 bit per canale, quindi ha un grado di rappresentazione delle informazioni molto fine. Può rappresentare, come dire, informazioni, dati, valori, pardon, anche particolarmente piccoli. E questo aumenta il grado di precisione dell'informazione che stiamo gestendo. Ma a parte questo, il concetto è che l'alfa oscilla tra 0 e 1, dove 1 rappresenta il massimo della mia opacità, in questo caso, quindi dove è completamente bianco, vale a dire 1, eccolo qua, l'immagine sarà completamente opaca, ergo non vedo attraverso, ma vedo l'immagine basta, dove il valore è 0, eccolo qua, l'immagine sarà completamente trasparente, tant'è che vedo attraverso, vedo lo sfondo. Ok? Benissimo, questo è il concetto base. Chiaramente le cose si complicano per tutti quei valori intermedi, perché adesso qua abbiamo bianco e nero, ma se io andassi qui a mettere un blur, ok, una sfocatura, e gli dico vai a lavorare solo sull'alfa e inizio ad aumentare il range di sfocatura, cosa succede? Succede che adesso non ho più soltanto tutto completamente bianco, tutto completamente nero, ma ho anche dei valori intermedi, ok? Dei valori in cui tecnicamente i pixel dovranno essere non completamente solidi, non completamente opachi, non completamente trasparenti, ma una via di mezzo. E questo è il concetto di semitrasparenza, cioè tutti quei pixel il cui canale alfa è rappresentato da un valore inferiore ad 1 e maggiore di 0, 0,5, 0,4, 0,6, sono tutti valori di semitrasparenza. Ma noi vogliamo parlare in realtà di questo concetto di premoltiplicazione. Cosa vuol dire? È un concetto in realtà semplicissimo. Allora, innanzitutto si dovrebbe parlare, secondo me, di moltiplicazione, perché l'operazione che ci interessa è la moltiplicazione aritmetica, niente di più. Il concetto del pre è semplicemente un, come dire, un retaggio forse più storico che altro. Cioè, in passato, i rendering venivano forniti al dipartimento di compositing separati dal loro canale alfa. Ok, quindi ti arrivava il rendering, che ne so, di una macchina, di un'astronave, di una qualunque roba, senza il suo canale alfa. Il canale alfa ti veniva dato separatamente. Il compositor cosa doveva fare? Doveva prendere il canale alfa, moltiplicarlo per... Questo tra l'altro è una spiegazione che è stata data da Steve Wright in un video, magari lo metto nel link da qualche parte, perché è un video fighissimo, molto breve, molto chiaro, però in inglese. Quindi ho detto, boh, magari io posso spiegare gli stessi concetti in italiano, magari può essere utile a qualcuno. Cosa volevo dire? Volevo dire che il compositor doveva pigliare il rendering 3D, moltiplicarlo per il canale alfa e poi utilizzarlo nel suo compositing. Il problema è, allora i compositor hanno detto: senti, CG Department, perché non mi fai tu la moltiplicazione tra l'immagine RGB e il suo alfa e mi passi un pacchetto unico RGBA, cioè rosso, verde, blu e alfa tutti insieme? Ecco il concetto di premoltiplicazione, cioè moltiplicato prima che possa poi, cioè prima di andarlo a compositare. Ed è proprio questo il concetto. Cioè, la premoltiplicazione non è altro che un'immagine in cui è già stata fatta la moltiplicazione tra il canale alfa e i valori RGB dell'immagine. Guardiamo questa immagine. Allora, qui abbiamo i nostri valori RGB. Vedete che se io sposto il cursore, questi numeretti cambiano perché stanno ad indicare pixel per pixel le varie componenti rosso, verde, blu per ciascun pixel, appunto, no? Benissimo, questi numeretti cambiano, il mio alfa è 1. Se vado a vedere l'alfa, effettivamente l'alfa è 1. Qui l'alfa è 0. Ed effettivamente nella mia immagine RGB non ho informazioni in questo punto. Quindi questa immagine è già stata premoltiplicata. Cioè, i valori RGB dell'immagine sono già stati moltiplicati per i valori dell'alfa. Quindi, per ricapitolare quello che ci siamo detti fino adesso,
Un'immagine si dice premoltiplicata quando è già stata sancita, quando è già stata definita la relazione tra i valori RGB dei suoi pixel e i valori dell'alfa, del suo alfa. Quindi quando è semplicemente già stata eseguita questa operazione di moltiplicazione, che è importante per tutte le fasi successive del compositing. Adesso mi rendo conto che senza parlare poi di come funziona effettivamente il compositing, che tipo di equazioni si basa, cioè equazioni, che tipo di aritmetica fondamentalmente coinvolta per poter sovrapporre un elemento su di un altro, magari è un po' complicato, però il concetto è questo, che per proprio demistificare la premoltiplicazione non è altro che la moltiplicazione degli RGB per l'alfa dell'immagine stessa. Prendiamo ad esempio questa immagine. Questa immagine evidentemente non è un'immagine premoltiplicata. Perché non è un'immagine premoltiplicata? Perché io posso vedere i suoi valori RGB, posso anche vederlo canale per canale, RGB, posso vedere la presenza dell'alfa, però se vado a guardare, a comparare l'alfa ai valori RGB, effettivamente noto una certa discrepanza, cioè l'alfa in questa zona è completamente zero, cioè nero, vale a dire trasparente in RGB. Se vado invece a guardare i valori RGB, qui abbiamo i nostri bei valori. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la moltiplicazione non è ancora stata fatta, tutto lì. Se io prendessi questo blocco di valori, lo moltiplicassi per questo, gli stessi valori RGB dovrebbero andare chiaramente a zero, perché qui è zero, qui ho 6, 5, 0, bla 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 bla, moltiplicati per zero, zero, ma non è così. Allora, devo eseguire un'operazione di premoltiplicazione, cioè devo effettuare questo, la premoltiplicazione. Ed ecco che effettivamente adesso c'è relazione, c'è correlazione. Scusate, sto solo ascoltando se c'è il cane che abbaia. Pare di no, ok. C'è correlazione tra i valori RGB e l'alfa. Laddove l'alfa è 0, i valori RGB sono 0. Laddove l'alfa è 1, i valori RGB assumono i loro valori. Ok? Ok, questo è il concetto di premoltiplicazione. Passiamo brevemente al concetto di ampremoltiplicazione o l'inverso della premoltiplicazione. Quello che stiamo vedendo adesso è un cerchio, è evidente, che ho prodotto con un nodo roto e ho aggiunto una bella zona di semitrasparenza, come possiamo vedere analizzando il canale alfa. Questo perché? Perché volevo appunto farvi vedere il concetto di ampremoltiplicazione. In che cosa consiste l'operazione ampremult, che in nuke è questa qua? Consiste semplicemente nella divisione dei valori RGB per i valori dell'alfa. Tutto lì. Quindi, mentre la premoltiplicazione esegue una moltiplicazione, il pre possiamo anche dimenticarcelo, di fatto è una moltiplicazione tra i valori RGB e i valori dell'alfa, l'ampremoltiplicazione, l'ampremult, non fa altro che prendere i valori RGB e dividerli per i valori dell'alfa. Possiamo anche provarlo, se noi andiamo qui. Prendiamo questo valore di questa immagine premoltiplicata, ok? Questa è un'immagine premoltiplicata. Prendiamo ad esempio questo pixel, ok? Questo pixel qui ha, prendiamo una calcolatrice perché io sono una capra. Allora, questo pixel qui ha un valore, prendiamo il canale rosso per convenzione, ok? Però questa è un'operazione che viene effettuata canale per canale, pixel per pixel, ci siamo capiti. Prendiamo questo valore, 0.24854, ok? Benissimo, allora 0.24854. Ok, prendiamo il suo valore di alfa. Andiamo nel canale alfa. Aspetta, tac, canale alfa 0.47797. Allora, quindi faccio 0.24854 diviso 0.47797. Uguale 0.519999 bla bla bla. Proviamo. Allora, attacco il mio nodo di ampremult.
e vediamo che valore assume quel pixel. Eccolo qua. 0 punto, beh, lui ha arrotondato a 52 e siamo a 52, grosso modo. Quindi quello che è stato fatto non è altro che una divisione tra i valori RGB e i valori dell'alfa. Mentre invece quello che viene fatto qui è una moltiplicazione tra i valori RGB e i valori dell'alfa. Dimostriamolo. Allora, questo pixel adesso ha questo valore, 0,52000. Quindi prendiamo 0,52, vabbè, 0,00 posso anche evitarmeli, ma chi se ne frega. Li moltiplichiamo per che cosa? Per l'alfa, che è 0,477 compagnia, 0,47. 7, 9, 7 e otteniamo 0,2485 eccetera. Proviamo a mettere qui un nodo di premoltiplicazione, ecco mi sono messo un rotopaint, di premoltiplicazione ed ecco che il nostro rosso chiaramente è tornato al valore che aveva prima, perché queste due operazioni sono una l'inversa dell'altra. E basta, tutto qui. Questo era il concetto che volevo spiegare. Quindi un'immagine si dice premoltiplicata quando semplicemente è già stata eseguita la moltiplicazione tra i suoi valori RGB e i valori dell'alfa. Quindi banalmente io guardo l'immagine, vedo che ha un canale alfa, vedo che c'è del nero, dove guardo l'immagine in RGB, vedo che c'è del nero laddove l'alfa è nero e vedo l'immagine laddove l'alfa è bianco, l'immagine premoltiplicata. Vedo un'immagine dove sì, c'è un canale alfa, ma non c'è relazione tra le due. Non c'è relazione tra i valori che rappresenterebbero la trasparenza, l'opacità dell'immagine e l'immagine stessa. Allora l'immagine non è stata premoltiplicata. Tutto lì. Boh, io ho parlato già abbastanza. Spero di non avervi incasinato ancora di più. Spero di aver chiarito, insomma, questo concetto. Per me era, non dico complicato, però ci ho messo un attimo a semplicemente capire che sono due operazioni semplicissime. Magari è una cazzaccia, magari è una cosa che sanno tutti, però magari no, non lo so. E niente, buon, tutto qui. Spero di risentirvi, cioè di fare ancora qualcosa magari in futuro, se ci fossero altri concetti un po' più complicati. E basta. Grazie dell'attenzione. Non so cosa si dica in queste circostanze, quindi statemi bene. E buon compositing a tutti. Bye bye.